oggi, 10 marzo, il giorno del voto per le regionali. L'Abruzzo sceglie il presidente e il consiglio regionale. Urne aperte dalle 7 fino alle 23. Inizierà subito lo spoglio. 1,2 milioni gli aventi diritto in 350 comuni della nostra regione. Vi dico subito l'affluenza registrata alle ore 12. Un'affluenza in aumento di oltre 2 punti percentuali rispetto alle scorse regionali del 2019. Andiamo a leggere insieme. Abruzzo 1634 sezioni su 1634, sono dati ufficiali del Ministero dell'Interno, 15,90% contro il 13,43% delle scorse elezioni regionali. E siamo in provincia di Chieti, 460 su 460 sezioni. Oggi alle 12 la percentuale registrata dei votanti è stata del 14,88% rispetto al 13,17% delle scorse elezioni di 5 anni fa. In provincia dell'Aquila 405 su 405, il dato 16,79% di affluenza di contro al 13,01% delle scorse elezioni. Provincia di Pescara 396 su 396 sezioni, 16,13% l'afflusso degli elettori contro il 14,13% delle precedenti elezioni regionali. E per concludere, la provincia di Teramo 373 sezioni su 373, il dato di affluenza è del 16,19% contro il 13,46% delle regionali di 5 anni fa. E questi sono i dati dell'affluenza realizzati delle 12 e ufficializzati dal Ministero dell'Interno. E ora parliamo della nostra lunga maratona elettorale che ci sarà a partire dalle 22:30. C'è una grande novità dalle 23, infatti gli exit poll in collaborazione con Noto Sondaggio in esclusiva per Rete 8 e per il Centro, e poi le proiezioni durante la notte. Ma vediamo in questo promo la nostra diretta, lunga diretta che andrà in onda a oltranza e fino alla mattina successiva, condensata in questo servizio, in questo video. La prima volta in Abruzzo, in partnership con Noto Sondaggi, domenica 10 marzo, alla chiusura dei seggi solo su Rete 8, gli exit poll e le proiezioni elettorali in tempo reale, in esclusiva per l'Abruzzo e per tutto il territorio nazionale, i risultati delle elezioni regionali 2024 già dalle ore 23, domenica 10 marzo dalle ore 22:30, Rete 8 e il Centro in diretta non stop.